Di fronte a tutto questo abbiamo osservato questi decreti, questi DPCM che hanno disciplinato persino le cose più inverosimili. Quante persone devono entrare in un funerale? Abbiamo assistito a un figlio della patria, un poliziotto che è morto, al suo funerale erano presenti 15 persone, nessuna autorità dello Stato presente. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia, evidentemente sto citando Repubblica, mi dispiace, una volta. Onorevole Pagano, credo che riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio. Quindi, eviterei soprattutto di farlo in quest'aula. E quindi voglio dire, c'è stata una discriminazione. Colleghi, ho già stigmatizzato le parole dell'onorevole Pagano. Se avete... Capisco che questo vi fa innervosire, colleghi, però... Colleghi, onorevole Sensi, onorevole Verini, onorevole Siano, colleghi, ho già stigmatizzato le parole dell'onorevole Pagano. Presidente, prego, non ci dobbiamo creare polemiche, soltanto che volevo evidenziare la differenza tra un certo tipo di atteggiamento nei confronti di luoghi di culto di qualunque tipo, anche dell'Islam moderato, rispetto invece ad altre cose a cui abbiamo assistito in maniera diversa.